ancora un video brevissimo per darvi delle utili indicazioni per lo shopping. Ora vi spiego. Vi ricordate uno degli ultimi video? Io vi ho fatto vedere questo bellissimo cestino realizzato in modo molto rapido o facile, partendo da un fustellato che io ho comprato in fiera. È venuto, guardate, una meraviglia. Infatti penso che ne farò altri, perché sono piaciute tutte le mie amiche. Però ecco, voglio dirvi una cosa, vi ho detto che tagliare il feltro di 3 mm con le forbici veniva, diciamo, un po' una mezza schifezza, perché si sfilaccia. Vi ho comunque fatto vedere come costruire da sole un cartamodello che si aprisse a fiore, però adesso ho trovato una soluzione un pochino più buonina, perché nei commenti di questo video mi ha scritto la venditrice di questo fustellato, perché io poi nella fiera, quando uno compra tante cose eccetera, i scontrini si perdono, cioè, e poi un giri, fai chilometri, non ti ricordi più. Io mi ricordo soltanto di Carols, perché Sam e Sam, insomma, poi uno dei pochissimi uomini insieme a quell'altro scozzese, e quindi me lo ricordo solo lui. Il resto parlo, chiacchiero con tutte, insomma, però poi non mi ricordo più i nomi. So solo che dove compro sono sempre signori simpatici, perché quelli che mi cazziano perché io riprendo o perché faccio fotografie, non ci compro niente. Quindi sicuramente, se ho comprato queste e sicuramente altre cosette da questa signora, significa che lei mi ha fatto fare le foto, e poi sicuramente è una persona simpatica, perché sennò io sono molto selettiva. Quindi se non compro, vuol dire che la persona mi sta antipatica. Ora vi lascio nell'info box il loro sito internet, perché loro vendono i fustellati online. Quindi vi lascio il nome, così chi magari vuole andare alle fiere le trova, tipo abilmente, tipo altre fiere a Bergamo, non so dove espongono, a Vicenza, a Bologna, le altre fiere in giro per l'Italia. Però molto più comodo uno, se vuole il fustellato, e sicuramente ci saranno, ora lo vediamo insieme, delle diverse grandezze, può comprare il fustellato direttamente online. E quello che farò io, perché voglio fare qualche lavoretto, qualche acquisto, e che vi consiglio, perché diciamo questo tipo di cesto non si può tagliare con una fustella, perché è più grande. Vi ho fatto vedere che è più grande di quello di una Plus, perché penso sia Pro, ma anche forse più grande, e quindi è più comodo, e poi un attimo, insomma, se si compra il fustellato è molto più semplice. Rispondo anche alle domande che mi fanno molte ragazze mi chiedono di vendere fustellati. Io non è per cattiveria, non è per cosa, perché magari anche a fustellare posso avere anche il tempo, però il fatto di organizzare la spedizione, mettersi d'accordo col corriere, pacchettare eccetera, questo significa un lavoro. Per me, voi lo sapete, questo è soltanto uno svago, non mi voglio incasinare, perché la mia vita ultimamente, in questo ultimo periodo, è un pochino incasinata, quindi non mi va di impicciarmi ancora di più. Quindi ora lo vediamo insieme il loro sito, vediamo che tipi di fustellati vende Hobby Mania, e sicuramente troverete qualcosa magari che vi serve, e quindi fate riferimento a loro. Io ho sempre indirizzato invece nei gruppi, perché ci sono delle ragazze che vendono dei fustellati, però non tutti, per esempio questi dicessi non l'ho mai visti, e quindi ho sempre indirizzato altrove, perché io, mi dispiace, ma io i fustellati non li vendo, e non vendo nulla, insomma, lo sapete. Però ecco, mi fa piacere parlare ora di questo sito, lo vediamo insieme, apriamo il loro sito internet insieme, e vediamo di che si tratta, e soprattutto che modelli ci sono di questi cestini, se ci sono anche più piccoli. Infatti mi piacerebbe anche uno un po' più piccolo da mettere in camera da letto, per mettere gli orchini, i bracciali, questo è un po' grande, per cui lo vorrei prendere un pochino più piccolo per infilare insomma le cose di bigiotteria o le cose più piccole. Ora passiamo a vedere il loro sito, perché sono curiosa anch'io, e ringrazio la titolare di Hobby Mania, che si è fatta viva, ha detto: ma veramente quelli sono i miei? Ho detto: va bene, e se ci è rimasta male perché non l'ho nominata, ma io non l'ho fatto per cattiveria, l'ho fatto perché non sapevo chi nominare, l'ho detto, io ho comprato, o forse ecco, ora farò un tutorial, perché ho comprato un kit e forse di quello mi sono segnata il nome, ma l'unico motivo è perché ho fatto il loro tutorial nella fiera abilmente, mi ricordo, vedendo, mi riandrò a vedere il video e vedrò il loro nome, però del resto non voletemene se ho fatto una, cioè non ho nominato i negozianti, perché non mi ricordo proprio i nomi. Quindi lei ha fatto benissimo
tantissimo a farsi viva, perché sicuramente questi fustellati già tagliati, belli, pronti, solo da assemblare, interesseranno a tantissime persone, soprattutto adesso che siamo sotto Natale e dobbiamo fare tutto in fretta. Conviene insomma comprare già il pezzo e da assemblare, poi tutte queste cose le potete decorare come ho fatto vedere anche in tanti modi, anche usando le pigne, usando altre decorazioni eccetera. Allora vediamo il sito insieme e poi ci salutiamo alla fine. Allora adesso andiamo a vedere il sito, apriamo Hobbymania e andiamo a cercare insomma un po' i vari prodotti sul sito. Qua già si vedono dei fustellati, andiamo giù, faccine, forme di ferro, insomma c'è un po' di tutto. Vediamo altre faccine molto particolari, carine. Scorriamo ora il menu, vediamo quello che ci interessa. Ecco, fustellati in feltro, andiamo a cliccare e vediamo foglia, rametto, insomma cose che sono essenziali per i lavoretti. Va bene, scendiamo giù, casette carine. Ed ecco, vediamo un po', uccellini, altri fustellati ed eccolo il nostro cestino, quello che ho comprato io, guardate quanto è carino, in effetti il prezzo è anche buonissimo, sono 4,50 €. L'unica cosa sono le spese di spedizione, guardate, 10 €, quindi non conviene comprarne uno solo, conviene comprare altre cosette, vedere magari, ecco, qui questa è un'idea di presentazione, guardate, è carino, molto più carino del mio, con questi colori bellissimi, davvero, è color, questo è un po' più scuro, vediamo, insomma, le informazioni di prodotto, eccetera, e poi vediamo nel sito se ci sono altre cosette che possiamo comprare, andiamo a vedere nella barra dei menu, sicuramente possiamo aggiungere sicuramente qualcosa, guardate ci sono kit, cartamodelli, fustellati, decorazioni, oggetto, vediamo ecco le forme in ferro che possono servire da base per tante cose, troviamo cerchi, stelle, cuori e quindi cose che è difficile da riprodurre in maniera così precisa e possiamo usare come base per altri lavoretti molto molto carini fatti. Vediamo ancora, top 10 saranno sicuramente quelli i prodotti più venduti e noi andiamo anche a vedere che qui la prossima fiera in cui incontrarle sarà a Bergamo, sicuramente lì a marzo. Ecco, e dunque pompon, il rametto, casette, insomma sono sempre le decorazioni da usare. Andiamo a vedere i kit adesso. I kit possono essere molto interessanti, vediamo, ecco. Allora qui riconosco questa streghina profumina, io ho visto questo sito, anche un canale video, ho visto che c'è un tutorial preciso per realizzare questa streghetta, penso anche per la mucca, non mi ricordo, ma sicuramente la strega me la ricordo, che è molto carina e anche facile, quindi uno può comprare il kit e poi vedere il tutorial. Questa è sempre una bambolina che si può realizzare, loro vendono tutti gli accessori, altre cose da appendere, ecco questi cuffetti molto carini, guardate, sì, sono veramente carini, i gufi piacciono particolarmente, bambole e gufi, e poi altre, ecco, decorazioni, anche quel gatto con l'orologio non è male, e questi sono tutti kit, per cui uno compra la bustina, insomma c'è tutto dentro per realizzarlo, anche le teste. Vediamo i cartamodelli invece, cosa troviamo nei cartamodelli, e ci sono, sì, ghirlande e per riprodurre questi oggetti, non capisco, sono cose fatte in patchwork, insomma di stoffa e decorazioni imbottite. Poi vediamo, i lavori in legno, cosa ci sono, gli accessori, i cordoncini, bastone per le gambe per le bamboline e mi sembra di aver visto anche i piedini per le bamboline che sono molto utili. Le faccine di stoffa per poter già dipinte, insomma, poterle realizzare, queste sono molto interessanti per chi non vuole impazzire, insomma le prende già fatte, ecco, e poi le mette. Anche queste faccine già fatte sono carine, dunque i piedini e le manine per le bambole, c'è parecchia roba, vediamo un po' a seconda delle dimensioni. Anche quest'altro modello è molto carino, col naso sporgente, con i cuoricini sulla bocca, molto molto carino. Questo uno le compra e poi le fa come vuole, le decora come vuole.
sono tante, tante faccine, penso sia diversa, ecco, centimetri 5, centimetri 6 hanno una diversa, un diverso diametro. Abbiamo anche i capelli, sempre utili per chi non volesse utilizzare la lana, anche questa è la parrucca blu carina, capelli lunghi, insomma queste sono cose che non è che si trovano molto facilmente, quindi possono, sicuramente saranno utili a qualcuno che magari ha difficoltà a trovarle. Allora andiamo a vedere ora a panno lenci. Cosa troviamo nel panno lenci? Colori neutri, colori giallo arancione, vediamo, dunque questo è tipo un tortora chiaro e qui ci sono tutte, insomma, la cartella dei vari colori di panno lenci, insomma sono sempre utili. Andiamo a vedere qualche altra cosa che possiamo vedere. Allora vediamo adesso le offerte speciali, nuovi arrivi, sempre le faccine, ok, scorriamo, altre stoffe alla base, ok, la stoffa che abbiamo visto prima e tessuti americani, ecco questi sono interessanti, ecco appena carica il la connessione, guardate, vari colori, questo è cotone penso grande, grosso, insomma pesante americano e ci sono diverse fantasie. Questo è interessante perché molte ragazze mi hanno scritto proprio perché non riescono a trovare nella loro città stoffe insomma un po' adatte e questo potrebbe essere un'alternativa, cioè comprarle online. Poi questo penso sia una colla per la stoffa, gli occhialini, la bambola che ho fatto vedere prima, il set, anche questo rocchetto di legno che può essere sempre utile per decorare e il set per tag in legno, questi sono colori per la stoffa, colori di panno lenci, il viso, pizzi, insomma le parrucche, le faccine stampate, sempre capelli, accessori di legno, insomma questo è tutto in offerta, basi anche per profumate, ecco queste per fare le cose che si appendono, ci sono un sacco di profumini, di candele profumate che sono molto carine e difficili da trovare, altre faccine di tutte le dimensioni, la barba, carino, e poi varie pellicce sintetiche, le forme in ferro, insomma parecchie cosette ci sono, le casette molto carine, queste sono altre decorazioni, è qualcosa insomma si trova, Allora questi sono altri accessori, le roselline già fatte, allora, e queste insomma quelle che abbiamo visto prima, dei fustellati sempre utili insomma, le casette anche perché insomma ecco, quello è un kit, questi sono sempre cartamodelli, questi sono i kit e mi piace, sì, mi piace molto questo qui, questo è proprio carino, questo da imbottire è molto molto carino, anche questi insomma da appendere non sono affatto male, proprio carini, ecco, ecco l'utilizzo delle casette, l'abbiamo visto dove si possono mettere, molto molto carine, anche la coccinella, insomma tante cosette interessanti. Allora, abbiamo visto che nel sito ci sono tante cosette interessanti, potete comprare tante cose, soprattutto io vi consiglio il fustellato del cesto, comprarne qualcuno in più, poi decorarlo con calma per fare tanti bei regalini. Questo non è un video sponsorizzato, non me l'hanno chiesto loro di fare questo video, ma l'ho fatto io perché era comunque interessante trovare insomma un negozio che vendesse online cose che magari uno compra in fiera, ma non sempre si può andare nelle fiere, quindi è una valida alternativa per chi insomma non può andare alle fiere e quindi niente, cosette carine ce ne sono insomma interessanti per fare lo shopping. Spero di avervi fatto un video utile e soprattutto per il vostro shopping intelligente e noi ci risentiamo e ci rivediamo con il prossimo video. Ecco il mio cestino preferito e niente, vi metterò tutti i link nell'info box sia del canale che del sito. Ciao.